Ciao a tutti ragazzi, sono stati su Monster Hunter Rise. L'ultima volta, per chi non avesse visto gli scorsi episodi, avevamo completato due missioni secondarie, due cacce secondarie che mi hanno lasciato indietro nelle missioni a 3 stelle e 4 stelle, ovvero la caccia a un caso, la caccia a poké. Perché l'ho fatta? Perché io entro in tutte le missioni di villaggio, vorrei vedere tutti i mostri. Quasi tutti, perlomeno i mostri presenti nel gioco, e siccome nelle missioni di villaggio ci sono delle missioni in cui devi far cacciare quasi tutti, tanto vale che non ce ne prendiamo una, neanche una, che dite? Poi abbiamo completato, sempre negli scorsi 4 episodi, le missioni a difficoltà 5 stelle, abbiamo completato tutte le missioni chiave, visto tutti i mostri nuovi, e abbiamo battuto rispettivamente, abbiamo battuto un Nagakuro, uno Zinog, un Anjanath, poi non mi ricordo chi è il 4. Fine un gatto, lo sto aspettando un attimo che vado a vedere chi è il quarto, perché c'ho questo vuoto di memoria gigantesco. Aspettate un secondo. Ah, il Mizuzune, ok, avevo un vuoto, non mi ricordavo di aver combattuto anche lui. Ok, poi allora prima allora, e ci eravamo fermati dopo aver completato, e ci eravamo fermati lì, e che ci era rimasto da completare l'ultima missione oggetto delle missioni del villaggio, ossia le missioni a difficoltà 6 stelle. Sì, perché oltre alla difficoltà 6 stelle nelle missioni del villaggio, quindi le missioni che ci può dare la missionatrice Hinoa, non c'è una difficoltà superiore. Quindi oggi iniziamo l'episodio completando l'ultima missione urgente che ci possono offrire qui alle missioni villaggio, che consiste nella caccia ad un Amuldron, un mostro nuovo di Monster Hunter Guys. Però prima di andare avanti, ragazzi, devo farvi vedere alcune cose che ho fatto off camera. Vi devo dire tre cose principalmente prima di iniziare. Allora, prima di tutto, ho scoperto che il dorso del Gyarados, e quindi anche della Grafian, si può spaccare in questo gioco. Avete presente quando mi avevo azzardato l'ipotesi che in questo gioco avessero tolto la possibilità di spaccare la schiena alla Grafian e alla Gyarados? Bene, è andata a quel paese perché a un certo punto ho realizzato, mentre cacciavo off camera, che il dorso del Gyarados effettivamente si può spaccare. Prima il fatto che magari non si potesse spaccare aveva triggerato, perché normalmente in Monster Hunter World serviva a spaccare quello per ottenere il materiale più raro del Gyarados e ovviamente anche della Gyarathian. La seconda cosa che vi devo dire è che ho finalmente finito di sistemare i set di resistenza elementale, quindi vedete che qui sulla resistenza acqua è rimasto l'armatura del tetrado, perché al momento non ho trovato un'armatura che dia una difesa all'acqua migliore di questa. Tuttavia abbiamo una difesa piuttosto scarsa, però questa armatura oggi la utilizzeremo per prima, perché l'Amuldon è un mostro dell'elemento acqua, quindi tanto vale portarci dietro l'armatura che ci protegga bene. Poi qui nel set di equipaggiamento che vi fornisce resistenza al trono, ho messo naturalmente l'armatura dello Zilog, l'armatura dello Zilog completa, perché ogni pezzo dava resistenza 4 al trono, esattamente come quella del Tetranodon. Solo che quella dello Zinog dà molta più difesa, infatti vedete lì a destra 163 di difesa fisica, dai, infatti è più rara. Poi ovviamente nell'armatura resistenza fuoco ho messo l'armatura del Gyarados, che dà 2 punti addirittura in più di difesa, e poi permette, c'è questa abilità bellissima del, oltre a darci un bonus d'attacco, di avere l'abilità paravento, che serve per bloccare tutte le pressioni dei venti. Quindi è una cosa bellissima, fighissima, contro i mostri volanti questa armatura. Ho sclerato per riuscire a farmi l'elmo, perché come avrete potuto vedere dal discorso che ho fatto prima, mi serviva una piastra di Gyarados, e siccome la fortuna non mi assiste quando gioco off camera, ho dovuto far fuori tipo 10 Gyarados per riuscire a trovare una piastra, finché non mi è venuta l'idea di andare a dare un'occhiata alle note di caccia e scoprire che tra le parti spaccabili c'è anche il dorso, come l'ho scoperto che il dorso è spaccabile, quindi la scheda. Andando a dare un'occhiata alle voci dei materiali ottenibili dal mostro, a sinistra si può vedere la percentuale che di ottenimento del materiale specifico se magari si rompono delle parti specifiche, e quelle parti sono sotto la voce ricavi parti mostri assegnati, ecco, una roba del genere. Quindi le parti che rompi poi le proprie. A volte non ci sono, perché magari quei materiali non lo trovi se spacchi le parti di mostro, cioè non c'è una percentuale specifica. La piastra invece del Gyarados sarà tra questi, quindi dopo aver riscoperto che il dorso del Gyarados di questo gioco era spaccabile, ho provato a spaccarlo, e puntualmente la prima volta che gli ho spaccato il dorso mi è arrivata la piastra, ho ringraziato il cielo e finalmente mi sono fatta l'armatura completa del Gyarados. Poi,
Nella resistenza ghiaccio ho un'armatura un po' meno rara, perché è l'armatura del Bygroth, che dà, come vedete, 121 solo di difesa fisica. In compenso c'è l'armatura che dà più difesa ghiaccio che abbia visto finora, ma visto che molto presto aggiornerò questo set, così come penso che presto aggiornerò anche il set dell'armatura del Tetradon. E per concludere, ragazzi, ho messo e ho aggiunto, assieme al set di resistenza ghiaccio, come avete potuto intuire, il set di resistenza drago. L'unico mostro, ragazzi, che mi dava una difesa decente, assieme al talismano che dava la difesa drago, e all'armatura del Bishatan. Quindi mi sono fatta la sua armatura per metterla poi nel set chiamato resistenza drago, perché come vedete lì in basso non raggiungiamo la difesa arancione, come la chiamo io, raggiungiamo solo la difesa gialla. In compenso però la resistenza drago 19 sempre comunque tantino. Poi tralasciando le abilità specifiche dell'armatura, così come per tutte le altre, questa qui quindi al momento è l'armatura con resistenza drago più alta che al momento abbia visto. Penso che prossimamente aggiornerò anche questo, spero entro le missioni a 6 stelle che vedremo oggi. La terza ed ultima cosa, ragazzi, che vi devo dire, mi fa sentire una portatrice di totale di ignoranza, perché avete presente che per tutti i 20 episodi precedenti ho sempre detto, questo Monster Hunter Rise introduce la sesta generazione di qui, sesta generazione di là di Monster Hunter. Bene, l'altro giorno, cazzeggiando su internet, ho scoperto che Monster Hunter Rise viene inserito nella quinta generazione. Mi sono sentito una completa ignorante ripensando al fatto che tutti gli episodi scorsi ho detto, mostri di sesta. Quindi sì, mi sa proprio che quando pubblicherò il primo episodio di Monster Hunter Rise, perché quando sto registrando questi episodi, gli episodi non sono ancora iniziati ad uscire, perché sono iniziati ad uscire secondo la vostra linea temporale da giovedì 16, se non ricordo male, vedrò di scrivere sotto al primo episodio, attenzione, per i primi 20 episodi dico sempre sesta generazione di qui, sesta gen di là, però è una gaffa che ho fatto perché per pura mia convinzione, mi ero convinta appunto che per mia pura convinzione credevo che questo fosse il gioco di sesta generazione, ma poi cazzeggiando, ripeto, ho scoperto che viene classificato come Monster Hunter di quinta generazione, quindi rientra nella generazione di Monster Hunter World. Io inizialmente proprio mi ero fissato che questo gioco fosse la sesta generazione di Monster Hunter, perché pensi, quando esce un nuovo Monster Hunter ambientato in un posto diverso, pensi, sarà la nuova generazione, cioè è una cosa che pensi che in automatico, perlomeno, un po' come in Pokémon, nuova regione, sicuramente una nuova generazione. Infatti in Pokémon questa regola, la regola è questa. E in Monster Hunter a quanto pare no, non so con quale criterio abbiano inserito questo gioco nella quinta generazione Cyber World. Comunque, va bene, chiedo scusa ancora per la gaffa che ho fatto per tutti i 20 episodi precedenti, perché ero convintissima che questo gioco fosse il gioco che introduceva la sesta generazione di Rise, ma non voglio fare quella che divulga false informazioni, quindi che è a completa ignoranza la mia credenza degli scorsi episodi. Da questo episodio in poi vedrò di non dire più mostri di sesta generazione, ma vedrò di dire semplicemente quando ci ritroveremo faccia a faccia con un mostro nuovo, dirò semplicemente un mostro nuovo di guys, punto. Comunque, finita la premessa, probabilmente non mi sarà fregato un cazzo di questa roba, ma mi interessava dirlo perché non voglio passare per quella che spara cazzate e che racconta balle perché vuole raccontare balle. Se dico balle è perché nel 99% dei casi Non sapevo che fosse una balla, quindi sono in buona fede. Comunque, cazzate a parte, iniziamo la missione urgente di oggi. Se facciamo in tempo, cacciamo anche un altro mostro di difficoltà 6 stelle. Penso che dopo questo episodio mi sa che non faremo mai in tempo. In ogni caso, il mostro di questa caccia si chiama Almudron, cavolaccio, uno di quei mostri che non so mai menzionare. Comunque è un mostro nuovo, indovinate dove dovrò affrontarlo? Alle rovine sacre, tanto per cambiare tutti i boss che stiamo affrontando sempre lì. Un Almudron sta combinando, no aspetta, è Fughi quello che sta parlando. Un Almudron sta combinando disastri alle rovine sacre, di solito resta rotta alle montagne, forse un altro effetto della furia, ma non possiamo lasciarlo vicino al villaggio, fai qualcosa. Ok, sentiamo la missione Eremita della Palude. Mi scoccio un po' ad affrontare con una armatura che fa
difesa 120 e basta, però è l'armatura con la difesa ad acqua più alta che ho, quindi rischiamo. L'Armudo, ragazzi, ci aveva anticipato essere, nel gioco ci aveva anticipato essere un mostro che gioca con il fango, un po' come il Bargoth, però lui si immerge letteralmente nel fango sempre. Il Bargoth ci si immerge a volte per ricoprirsi ogni tanto, l'Armudo invece ci nuota dentro. E questo mostro mi sta antipatico, ma per una cosa veramente stupida. Visto che praticamente lui raccoglie il fango nella coda, la coda la tiene sempre tipo a lato, non la tiene dietro di sé. Adesso vedete com'è. C'è un bel fango. Quindi è proprio una cosa stupida. Però è molto bello anche lui, eh. Fa un po' schifo. Perché è coperto di fango. Però è molto molto figo. Il nome è Raimita della palude ieri. Azzeccato. Raimita della palude, Almudron. A prima vista potrebbe ricordare tipo un drago orientale, però non è un drago, è un Wyvern, punto. Penso che sia classificato come Leviathan, visto che c'ha il corpo sinuoso di un Leviathan. Allora, sta ovviamente. Allora, off-camera ho fatto finalmente l'accampamento secondario, quindi ho completato la missione. Ho ritrovato il punto in cui si trovava l'accampamento secondario, quindi eccoci qua. Vi ricordo, ragazzi, che in questi accampamenti secondari possiamo semplicemente accedere alla tenda. La cassa scorte non c'è. Eccolo qui l'Amudro. Penso che sia un Leviathan, non mi ricordo. Comunque, non è un drago, mi dispiace. Però, per me, se nel cuore, questo qui è un drago, punto. Ragazzi, mi sta antipatico questo mostro per una semplice cosa. Per evitare che, ecco, ci attacca con fango, avete capito bene che dobbiamo rompergli la coda. Quando esce dal fango, la coda la tiene tipo a lato, non la tiene davanti a sé. E tipo la tiene sempre alla sua sinistra, o una roba del genere. Per questo mi sta antipatichino. Poi mi stava antipatico per il fatto che fosse molto resistente, ma non dovrei avere troppi problemi. Cioè, a scalfire la sua corazza, visto che ho l'arma del Naga Kuga. E vabbè. Aiuto, ragazzi, usciremo da questa caccia ricoperti di fango dai capelli ai piedi, anche se abbiamo le scarpe. Guardate, lo tiene sempre la coda alla sua sinistra, perché lui è così, perché lui vuole avere la coda lì pronta per farci fanghiglia. Poi la cosa bella delle colonne di fango che avete visto nel filmato è che poi potremo correrci sopra. Aia, che male. Ok. Vai, giusto, giusto. Mi ha fatto male? Residuo. Una lacrima Weaver, ok, l'ho fatto piangere. Quindi io ho fatto male. Ok, bisogna stare attenti perché quando la coda c'ha tipo una palla di fango una palla di fango addosso, vuol dire che l'Almudron sta preparandosi, grammaticalmente giusto sì, sta preparandosi a fare l'attacco finale. Mi è finita la carica, porca troia, che male! E ora che mi fa un male cane con l'armatura 126. Non lo vedo, dove cazzo è? Eccolo, ciao. Che bella logica, nuota pure della frega, aia. Ok, lì ha piantato la solita pianta curativa. Allora, il 2 comunque è sulle zampe. Il 3 è sulla coda e l'1, ecco, ha colto la palla di fango. Questa palla di fango. Non di merda. Porca tra. Eh sì, però. Mi serve l'uno. Signore, si fa colpire sul muso? Non si fa colpire sul muso, signorino. Ok.
Quindi raga, per questa caccia uso sempre le mega pozioni perché... comunque... ah no, l'una è anche sulla punta dell'estremità della coda. Ok, ma porca troia, tiene sempre... Allora, la sua destra o la sua sinistra, si decida però, signore. Vai, spacchiamogli sta coda perché si può spaccare naturalmente. Cioè, vuoi che un mostro che usa sempre la coda non abbia la coda spaccabile? Vai! Addio, palla di fango! Tu volevi farmela esplodere in faccia, eh? E invece ti ho impedito di usare farla. Oh, parte rotta si può anche tagliare, come quella del Mizuzune. Prima si rompe e poi si taglia. Porca merda! Una Vigo Vespa! Oh, meno male. Se ne va intanto lui. C'è una creatura fortunata qui, vero? Non l'avevo visto. Prima avevo visto che c'era... Dov'è il Gufortuna? Eccolo lì. Questa è la tua fortunata, ragazzi. In teoria se lo prendiamo ci dà più ricompense. Tuttavia, dove cacchio vai? Segui anche tu il... signore Eremita qui? Sì. Lo seguo. Vieni qua. Adesso seguiamo il gufo. Altro che lui. Aspetta, aspetta. Vieni qui. Vieni qui. Grazie. Eccoti una piuma, potresti fare una fortuna, grazie. Oddio! Ah, è passato un Kuroyaku, perfetto. Beh, adesso meniamolo a suon di salti, boom! O a suon di zampate, dipende dagli attacchi potenti che fa. Dagli attacchi potenti di turno che fa. Vai, 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 vai. Perfetto. 3 secondi. Ok, vai, prendiamo i residui, residui, residui. Corazza, corazza, stia fango dorato, beh, tipica roba, parte rotta, gli ho rotto pure la testa. Tipica roba che trovi da un Arbutron, fango dorato. Tipo la sua baba. Arriva! Per schivare questo attacco, ragazzi, serve l'insetto filo, perché vedete che fa le onde, quindi per schivarlo al meglio si... Porca troia, si è incazzato. Per schivarlo al meglio salti. Quindi usi l'insetto filo. Il mostrante saltare è diventato usare l'insetto filo. Che corrisponde alla fine al salto, eh. Oh, volevi. Volevi. Se sto nel fango subisco danni. Non è una bella roba da lei da vedere. Tirati su. Mega pozione. Madonna che porca troia, meno male che non mi fa troppo male se non gli sto dentro perlomeno. Ma dove sono bloccato? E venga qui signore, comunque questo è un mostro grande serio. Tornando alle mie classificazioni personali. Ah, tu vuoi colpirmi con questa palla di fango, eh? E invece non te lo permetterò. Abbiamo preso invece. Devo stare attento a non svenire, l'ho fatto al suo sveglio, sono sicura. Fatto. Vai, rompi sta coda, rompi sta coda. Oh, fatto. Fango dorato. A posto. E se ne va. E beh, ci stai, ho mozzato la coda, si è offeso. Coda, notevole coda di Almudion, la forma incurvata consente attacchi insoliti. Ok. Tipo lanciarti delle palle di fango, ma tutte le volte c'è sempre questo comizio di puzzole esplosive, perché sono puzzole esplosive quelle, tipo puzzole esplosive, quando puzzano e poi esplodono quando le sconfiggi. Tra l'altro il prezzo gigli, vabbè non mi interessa al momento piazzare il prezzo gigli, ci penseremo un'altra volta. Altri prezzo gigli? Ah, lei mi stanno tentando, eh. Seguiamo il fiume,
Come ha fatto a passare l'amo di qui? Vabbè, come ha fatto a passare per di qua? Oh, c'è anche un bisciate! No, facciamo pure... Forse, raga, vediamo, c'è la disputa. Forse c'è la disputa. Da come ruggiscono è una disputa. Vado finalmente, vediamo. Vai, menalo, bisciate, menalo! Menalo, no, 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 che male! No, poverino! Ecco, però, volevo... No! Porca te, però all'inizio l'aveva menato quei frutti, eh. Adesso, aiuto a vendicarti adesso, amico. Adesso ti aiuto. Vai! Vai, cavalchiamolo! E adesso adesso ti vendico per la mazzata potente che ti ha dato prima. Off camera, ragazzi, ho visto anche, per conto mio, la disputa tra Rafalos e Angelat. Vai, pum, pum e alle. Posto, vai. Vai, mitragliolo di danni. Vendicati. Perfetto, bravissimo. Posso spaccare anche la schiena, mi sa, l'armatura, ma mi sa che io l'ho già spaccata. Che deduco che sia sempre il pezzo, la parte di mostro che se la spacchi aumenta la probabilità di dare, che ti dia a fine caccia la ricompensa più rara che ti può dare, perché di solito la schiena, come per i Gatos, è la parte più difficile da prendere. Quindi. Ok, perfetto. Allora, un secondo, signore, un secondo. Il signore è stanco. E adesso mi sa che muoio. Non sono morta. Lui sta morendo, io stavo per rischiare di morire prima. C'ha gli artigli che sono resistenti anche all'affinità verde della spada. Vai, vai, colpiscilo, colpiscilo. Ma ti ho fatto male, eh. Aia, madonna, che schiaffo! Ok. Dai che sta morendo, dai che sto finendo! Vai! Me la ritrovo sempre davanti questa palla di fango. Che fortuna. Aiuto, sto per fare l'attacco. Oh. Madonna, che culo. Stava per fare l'attacco finale. L'ha bloccato Francesco spaccandogli una parte grande. Perfetto. Oh, è stata dura. Abbiamo rischiato grosso perché se avevo la difesa bassa. Però alla fine ce l'abbiamo fatta. Allora, se l'armatura dell'armatura adesso non mi dà almeno difesa 4 per ogni pezzo dell'armatura, potrei sclerare. Perché chiaramente il mostro che ci dà la difesa più alta contro l'elemento acqua, cioè ne sono sicura, perché scheriamo di un modo resistente all'acqua, vabbè. Ecco, andiamo a dare subito una letta qui a il nostro... Ah, quindi tra i mostri piccoli avevo trovato un Roctor, ah sì, per conto mio, per... Non mi ricordo fa... Ah sì, per trovare dei materiali per la matura di Rathalos. Sono degli avatar che vivono nei vulcani. Di solito si ci mandano di prede di mostri più grandi. Ma se devono cacciare lo fanno iniziando, infilzando la preda da basso. Sono noti per la forte aggressività. Ok. Ok, abbiamo letto la voce dei Roctor. Adesso andiamo al villaggio. Vediamo di dare un'occhiata alla voce dell'Armudon, che penso sia della classe Leviathan. Oh, diamo un'occhiata prima agli oggetti. Scaglia. Sky di Amudur molto resistente all'acqua, ideale per attraversare le paludi. Poi pinna, ciuffo rosso di Amudur, intriso dal fluido viscoso segreto dai suoi pori, non so come si legga, cioè, sta proprio mancanza di dimenticarmi come si pronuncia le parole. Poi corazza esterna formata da scaglie sovrapposte unite a fango e muco di Amudur, che schifo. Poi osso mostro più, osso anti affilato, sfera matura, pinna, baffo, ok, perfetto. 11 minuti ci abbiamo messo. Bene, ok, adesso in questo episodio naturalmente non facciamo più altre cacce perché sarà 25 minuti, nel prossimo però vedo almeno di farne due. Dai, in questo episodio diamo un'occhiata
quante cacce ha di 6 stelle abbiamo a disposizione. Poi, quanti mostri insomma dovremmo cacciare per nelle, nuovi nelle missioni a 6 stelle. Comunque, ottimo lavoro, Giada. Avrei dovuto sapere che avessi sconfitto quell'Almudon ad occhi chiusi. Beh, non proprio ad occhi chiusi, però. In ordine, le missioni a 6 stelle pronte per te. Vado un'occhiata. Ma prima non hai ancora provato le missioni che il capo Hoggio e Minotto hanno in serbo per... Ma prima non hai provato le missioni che il capo Hoggio e Minotto hanno in serbo per te alla base di caccia? Sono missioni un po' più impegnative, ma non sei, ma non sei di certo il tipo che si tira indietro di fronte alle sfide, giusto? Buah! Con le tue abilità devi puntare al massimo. Va, che tu possa percorrere sempre la strada di successo, grazie. Oh, qui c'è... allora, c'è prima Kageo, poi c'è Inukai, se stavo dicendo giusto, che c'è una richiesta, poi c'è lei che non mi ricordo come si chiama, che lei c'è una richiesta con Mitsu. Ah, e anche Fugen penso che stia per darci un po' Kamura. Comunque, si è sbalzato dell'Almudion, è ottimo, esattamente Inoa. Adesso diamo un'occhiata alla voce del signorino che abbiamo visto. Eccolo qua. L'Almudion trascorre molto tempo appostato nel fango, da cui vi emerge per aggredire le sue prede. Dalla coda emette uno strano fluido dorato che utilizza per dissolvere il terreno sotto la vittima, formando un pantano nel quale farlo affondare. Se infuriato, produce più fluido, ancora più fluido, rendendo il fango dorato. Se vedi questo colore, fa molta attenzione. Livello di minaccia 7 stelle. Ed è un Leviathan, ok, sì. Classe Leviathan, leggete lì sotto nella voce tipo. E ok, perfetto. Allora sì, ci avevo visto giusto, cioè aveva infatti l'aspetto di un elefante. Oh, andiamo a dare subito un'occhiata alla sua armatura, spero ovviamente di metterla nella lista dei desideri. No, resistenza a tuono, porca vacca. Cioè no, resistenza, cioè, da una bella difesa fisica, in compensazione resistenza acqua scenderebbe a 3 per ogni pezzo. Quindi in totale sarebbe... Arriveremo 3 per 5 fa 3 per 5 fa 3, 6, 9, 12, 15. Sono scema, scusatemi. Quindi arriverei ad avere difesa più quella dell'amuleto, arriverei ad avere difesa acqua 6, 21. Quindi sempre difesa arancione, tuttavia un po' meno rispetto a quella che ho adesso. In compenso avrei la difesa maggiore, ma sapete che vi dico. Ma chi se ne frega, mettiamo nella lista dei desideri un'armatura con la difesa più decente, la voglio, quindi io questa armatura dell'Almudon me la metto subito in lista dei desideri da farmi off camera. Questa sarà la nuova armatura del set resistenza acqua, ve lo dico. Ah, non ho visto com'è completamente questa, vediamo un po'. Già vedo un cappuccio come le metto. Figa! Non so perché gli artigli dei parabraccia mi ricordano, non so perché, gli artigli di un Invisimol. Non so se ce li avete presenti quei mostri di quella serie di giochi, appunto Invisimol. Non so, mi viene in mente un Invisimol se guardo sti parabraccia che ha forma di artiglio. Cappuccio molto figo, che ricordo un cappuccio con le orecchie. In generale sembra, mi viene in mente un'armatura, anche un'armatura tipo in metallo, quasi futuristica per via dei simboli gialli. Mi ricorda le leggiadre amiche di Lost Planet, mi ricordano. Per quale motivo, non so per quale motivo, ma mi ricordano i punti deboli degli Acrid di Lost Planet. Avete presente i bollini gialli da cui esce la leggiadra amica, che è il loro sangue. Comunque dai, parliamo qui con la gente e poi fermiamo l'episodio, dai. So già che spoileremo, questo episodio sarà lungo 30 minuti, 35 minuti, lo so. Ah, stavo cercando proprio te, perché? Beh, ultimamente stai completando le missioni più velocemente di come i nodi vorrei dando. Quindi a nome di tutti gli abitanti del villaggio, eccoti un buon Okamura per ringraziarti. Continua così, giovane. L'ho letta completa perché ho notato che la prima volta che mi ha detto sta cosa, nel mentre che facevo passare il dialogo, era diversa la seconda cosa che diceva rispetto alla primissima volta che ci aveva detto quella cosa. Ah, splendida notizia, già là, ecco, lui dice sempre le solite cose. Ok, non sto a leggere quello che dice Kageo, che semplicemente ci ha detto ci sono nuovi prodotti al mercato. Qui in Nuka invece c'è sicuramente una nuova richiesta per noi, perché le richieste sono sempre diverse.
Ehi Giada, avevo avuto e ridevo che discuterne con te. Stavo pensando a come spargere la voce sui compagni Kennedy, così mi sono detto, perché non facciamo indossare i gufufi delle maschere da Kennedy? In questo modo li pubblicizzerebbe ogni volta che volano. Per esempio, visto che sei sempre in viaggio, che diresti di metterne una al tuo gufufo? Portami una foto del tuo gufufo, gli basterà un'occhiata per creare una maschera senza neanche prendere le misure. Ah, ok, devo fare la foto a gufo. C'è un'altra che sta prendendo intanto, ok? Come va la caccia con i tuoi compagni canine? Se ti interessa, provate a creare qualcosa di sperimentale stavolta. Cerco qualcuno che testi la mia invenzione. Qualcuno con esperienza nell'addestramento dei compagni canine, a parte me, ovviamente. Qualcuno che si guadagni la loro fiducia. Non mi viene in mente nessuno più adatto di te. Giusto, Gokka? Beh, che ne pensi? Gokka è il suo canine. Devo. Ah, un'altra richiesta. Tutti dicono che sei bravissimo con i canine. Lo pensi anche tu, mia piccola Gokka? Ah, è una femmina, Gokka, ok. Proprio come pensavo, posso fidarmi di te. Buon divertimento! Il parere di una persona che ama così tanti compagni Kennedy sarebbe molto importante per me. Fammi sapere cosa ne pensi. Porto compagni Vero 15, già fatto. Ok, perfetto. Quindi hanno richieste per livellamento e cose. Ok. Per qui c'è Kumitsu. Incredibile, me lo sto ricordando il nome. Oh, Giada, hai mai sentito parlare dei bombaggi? Sono così carini e paffutelli che li strapazzerei. Sono i miei preferiti. Quando sparano gas fanno il suono di un palloncino che si sgonfia. Mi fa davvero impazzire. Ah, le pulsioni esplosive, quindi. Se Haku però non capisce, dice che sono brutti. Secondo me perché non ne ha mai visto uno proprio sul bello. E potresti scattare una foto a un bombaggio che emana gas? Una richiesta piuttosto particolare questa. Scommetto che anche se Haku li troverebbe carini se le vedessi uno in azione. Ok, devo fare foto quindi da un bombaggi che scorreggia. No, non che scorreggia, ma che mette gas. Hai mai sentito parlare di Yajiro? Su un'altra richiesta. La signorina Yomaji mi ha detto che sono buffissimi quando dormono. Ne voglio vedere uno, saranno sicuramente super teneri. Ecco, questo è ancora più difficile perché ora che accetto la missione spedizione, magari le rovine sacre, quei becco, un Albudion, un Azuros che gira beato e poi si mette a dormire. E quello è già un po' più difficile perché non è che sempre si mettono a dormire i mostri, delle volte se ne vanno poi via dall'area prima, durante le spedizioni. Dico spedizioni perché nelle missioni che bisogna cacciare l'Azuros preciso, ecco, lì è meno probabile che si metta a dormire. Potresti scattare una foto a un Azuros mentre dorme? Ti prego, saresti davvero super gentile. Va bene. Come compenso avrei un martello chiamato lo sacchiotto. Ok. Poi, vediamo. Allora, faccio compagni. Prima base di caccia, dai. Base di caccia. Vediamo, 1000 richieste. Hanamori, la guida. Stando qui sotto tutti i giorni mi sono accorto che la base di caccia è diventata un po' spenta. È bellissima ovviamente, ma un cambiamento di tanto non farebbe male. Vorrei realizzare un enorme gru di carta per avvivare questo posto, ma non so da dove cominciare. Intanto lì vedo le maschere che ha fatto il maestro. Non mi viene il non mi viene il nome, era comunque lui. Uzuchi, lui dovrebbe essere Uzuchi, sì. Comunque lui sì che avevamo letto nella descrizione all'inizio gameplay che lui fa maschere che ricordano le facce dei mostri. Penso che potrei prendere ispirazione da un'immagine, qualcosa di maestoso e magnifico. Katoro Mizutsune, immaginavo, avrebbe detto. Qui c'è Baido che ci dice nuovi prodotti, ok, non sto a leggere. Poi. Qui c'è, ok, si chiamava Uzushi, ok. Poi qui c'è Ayame, la cacciatrice d'alto grado. Ehi, Giada, proprio la persona che stavo cercando. Un mio amico sta per completare il primo anno da cacciatore. Vorrei regalargli un'arma per festeggiare, ma non ho pezzi a sufficienza per completarla. Pezzi a sufficienza, sì. Andrei a procurarmi se potessi, ma la mia capo non è ancora guarita. Perciò mi chiedevo. Non è che per caso hai qualche pezzo in più da darmi? Un collo di Kirby e un osso di mostro più, ma. Ne ho giusti rispettivamente 8 e 27. Ne ho a volontà proprio per darteli. Mi ridesti davvero? Mi dispiace, sono la terza cattura. Ti devo un grosso favore, tranquilla. Ne avevo tanto, ne ho altri 7 e 26 rispettivamente. Dico al mio amico che un cacciatore di questo villaggio mi ha aiutato a trovare alcuni pezzi. Ne sarà felice. Parlando del regalo, a quanto pare i Fabri non avevano mai creato un'arma simile. Hanno dovuto seguire le mie istruzioni. Sono sicura che saranno già al lavoro quando andrai a trovarli. Vado a dare un'occhiata se poi interessati. Punto A, che è un arco.
Ah, qui missione arena, effettivamente. Qui maestro, tu sei assegnato con le missioni arena perché lui era quello che ci dava le missioni arena specifiche. Però la nostra prima missione arena, vi ricordo che l'abbiamo battuta. L'abbiamo battuta in qualche episodio fa perché giusto tra le cacce di 4 stelle c'era una missione nell'arena. Vabbè, magari nel prossimo episodio andiamo a buttarci un occhio. No, andiamo. Magari fra qualche episodio devo dare un'occhiata alle missioni precise dell'arena del maestro. Comunque, perché quella adesso mi sa che non gli ho mai dato un'occhiata. Comunque, qui c'è Inami, la mercante di ombrelli, che ci stava cercando. Mio fratello sta cercando di creare un ombrello resistente ma alla moda. Sono sicura che sarà un grande successo. Purtroppo non ho materiale sufficiente per creare un intero inventario. E sarebbe troppo pericoloso per non andare a recuperare. Ti dispiacerebbe darci una mano? Ti pagherò quando inizierò a vendere. Ti prego! E vabbè, anche qui ho materiale al più non posso. Ehi, grazie, è proprio ciò di cui avevo bisogno. Ma abbiamo un piccolo problema, anzi, un grosso problema. Abbiamo fatto valutare il prototipo da un venditore e ci ha detto che è troppo pesante per essere usato come ombrello. Però dobbiamo interromperne la produzione in serie e pensare a un nuovo modello. Ma, ehi, il maestro Amon e Nakago hanno creato una nuova arma ispirata al nostro prototipo. Non pensavo fosse così pesante. Indovino, è un martello. Dovresti dare un'occhiata. Possiamo dire che è questa la ricompensa? No, è una parasole ninja, è una uno spadone. Ok, diamo un'occhiata a quella base di caccia con qualcun altro. Ah, c'era Ojo che aveva una richiesta. Ciao Giada, ho una richiesta da parte della Gilda. Stanno facendo delle ricerche sui Gathalos che vivono in questa zona. La Gilda vorrebbe che ne catturassi uno per loro. Date le tue abilità, sono certo che per te sarà una passeggiata. Cattura un Gathalos, ok. Quando avrò voglia, off camera, completerò questa richiesta. Tanto qui abbiamo attenzione Yoi, che è l'unico che ci vuole parlare. Ehi, ottime notizie, sentiamo. È fantastico il modo in cui porta a termine ogni missione, Giada. Volevo mostrarti il mio sostegno in qualche modo, così ho deciso di reclutarti in compagni per te. Con un compagno fidato a tuo fianco, la caccia sarà un gioco da ragazzi. In caccia anche qualcuno di nuovo, ok? Ah, quindi praticamente ci ha detto qua, ci sono nuovi compagni che puoi reclutare. Ok, vediamo qui già. Hai un momento per favore? C'è Rondine che vuole dirci qualcosa. Sentiamo. I prodotti unici di questa regione sono straordinari e di ottima fattura. Sono certa che sarebbero molto richieste all'estero. In cambio di qualche progetto oggetto locale, voglio proporti uno scambio davvero speciale, riservato solo a te. Ha fatto la rima senza volerlo. Dunque, se ti sembra una proposta interessante, non dovrei fare altro che portarmi qualche prodotto locale. Come sempre, dovrei consegnare la Gilda e loro provvederanno a inviarmeli. Posso garantirti che il compenso sarà adeguato di stupro recato. Un cabuto d'argento, rose, occiose, tre prismi, bismuto. Non ho niente di tutto questo. Vabbè, comunque, l'ultima con cui dobbiamo parlare è Inoa. Grazie per aver completato la missione urgente con la massima urgenza. Che battuta, grazie a te non dovremmo andare in tintoria. A proposito, conosco un posto dove fanno miracoli con le macchie. Comunque, devo ripetere ufficialmente ciò che ti ha già detto Fugue l'anziano. Ora per citare il vicino a 6 stelle. Oh, finalmente. Ci sono moltissime missioni da te, cacciatori di talento come te. Date subito da fare. O magari fate un bel bagno prima. Io me ne sto ancora ad aspettare il mio ordine di dango al coniglietto, come al solito. Prima che inizi a ingozzarmi, perché andiamo a un'occhiata alla lista delle missioni? Ma sì. No, questo è il chat speciale, non mi interessa. Serve per sbloccare in anticipo le missioni di 2 stelle alla base di caccia. Però, quella è intenzione di sbloccarle alla vecchia maniera, quindi qua mi sono urgente. Vediamo un po'. Ci sono solamente missioni di caccia. Allora, qui dovrebbe essere di Rex. Comunque, diamo un'occhiata, vediamo. Abominevole beva delle nevi. Questo l'affrontiamo nel prossimo episodio. Un Ghost Harag, che è nuovo di Monster Hunter Rise. Poi, voce tonante, Tigrex. Questo è vecchio invece. Ed è classificato nelle caccia 6 stelle, quindi è ancora più pericoloso del Nagakure e dell'Ordinario messi insieme. Infatti l'ho odiato in Iceborne, il Tigrex, e lo odio tuttora anche adesso, comunque lo rende sopportabile la meccanica dell'insetto filo. Poi il Diablos, iper pericoloso, pure lui mi pare di ricordare che sia di prima. Infatti ricordo che comunque Monster Hunter World la prima volta che l'ho affrontato mi ha fatto dannare, poi non ho avuto troppi problemi quando l'abbiamo affrontato nel gameplay, ma ok. Poi prova di coraggio che consiste nel cacciare un Magnamara, uno Zilore, guarda te, quelli che io considero cugine da lontana. Poi trovi i cadaci Mitsuzune. Effettivamente c'è qualche somiglianza, ma non li considererei cugini. Non so perché dia dei cugini ai mostri. Poi distruttori, le specie perlomeno.
Poi gli istruttori di Cielo e Terra consistono nel cacciare il re dei cieli e la reincarnazione del potere assoluto. Cioè, si chiamava così la missione del Tigrex in Iceborne, quindi la reincarnazione della forza, potremmo chiamarlo così come secondo titolo. Comunque, quindi, comunque, beh, queste tre cacce che consistono nel cacciare due mostri che piangia che quando ci arriveremo avremmo già visto, non ci interessa, non interessa soprattutto queste tre, abominevole beva dei nevi, voce tonante e desiderio contorto, che sono le ultime missioni di caccia che fanno vedere mostri che noi abbiamo ancora affrontato in questo gioco, perlomeno nelle missioni del villaggio. Poi mi pare di ricordare che ci rimarranno dopo questi solo alcuni mostri da vedere, che però sono esclusivi delle missioni d'alto grado. Quindi io direi di accettare subito la missione Abominevole Beva delle Nevi ambientata nelle isole ghiacciate e di fermare l'episodio qui. Nel prossimo vediamo di equipaggiarci il set di resistenza ghiaccio. Naturalmente mi scoccia che dovrò andare a affrontare un altro mostro a difesa bassa, perché il set di resistenza ghiaccio ha difesa fisica bassa come quella del Tetradon, ma vabbè. Spero che avrò sconfitto quel Gossarag, che è nome strano per un mostro. Vedremo di. Vedrò di. Spererò che avrà la sua armatura resistenza al ghiaccio decente, perché come avete intuito, è un mostro delle nevi.